E noi continueremo a cercarci di notte, tra i tuoi 2000 incubi e chiamate perse, a tutte le domande a cui rispondi forse quando non ti va. Ciao, ti saluto Pappa. Ciao, ciao a te Roberto. Allora, io volevo partire, perché sì, qui facciamo le chiacchierate, noi non facciamo le interviste, no? Mi piace. Per capire un po' di cose, no? Poi della canzone ne parliamo. Ma intanto capiamo chi è Pappa. Quando è che ti sei accorto che ti è venuta voglia di cantare, poi di suonare, di fare? Com'è nata la tua vocazione artistica? Allora, io penso risalga tutto veramente, e non sto scherzando, ma all'età di 2 anni. Ecco. Ho ricordi vaghi, però uno dei ricordi chiave della mia infanzia, proprio i primi ricordi che ho, è che io non riuscivo a dormire se non mettevo un VHS di un concerto di Umberto Tozzi che mia madre aveva a casa. E tutte le sante sere io dovevo mettere sta cassetta, perché se no non prendevo sonno. Rimanevo incantato a vedere le luci sul palco, le chitarre, lui che cantava. E mi è rimasto fu il mio primo concerto al Teatro di Latina, ancora mi ricordo. E avevo su per giù quell'età lì, quindi 2 anni e mezzo. E ricordo solo che mi ero messo a piangere perché lui si era tagliato i capelli. Così. E per me Umberto Tozzi era Umberto Tozzi con i capelli lunghi, alla Latina prende quel capello corto tipo il tuo, e mi ricordo l'ho presi malissimo. Poi invece, insomma, in età un po' più matura, sapevo tutte le canzoni a memoria di Renato Zero, e quello fu il mio primo concerto allo Stadio Olimpico, e lì ho detto che figata, che vita fantastica deve essere una roba del genere. E poi il tutto, ovviamente, quando compri la prima chitarra, scrivi le prime canzoni, dici ok, mi sa che voglio far questo della mia vita. Quindi è andata un po' così la vocazione, cioè, è un amore che è nato nel tempo. Sicuramente a 2 anni, magari con la tua prima chitarrina, quando l'hai avuta, tutto sommato mi pare che Tozzi siano quasi tutti i giri di do, no? Mi pare di capire. Sì, anche così, perché poi non l'ho mai più riascoltato, quindi cioè ne ho ascoltato talmente tanto da piccolo che poi per me è rimasto lì, cioè poi non l'ho più seguito, cioè nel senso, però ricordo che fu il mio primo amore spassionato. Cioè. E invece mi parlavi di Zero prima, no? Di Renato Zero. Poi Renato Zero ero già un po' più grande, avevo 7 anni. Sei un sorcino, sei un sorcino. 8 anni, sì, mia madre sì, mi ricordo, mi portarono al concerto e sapevo tutte le canzoni, la mia preferita era Dov'è Mimì, che poi da grande scopri che insomma è stata dedicata a Mia Martini, però certo. Quella era la mia preferita. Grande personaggio Mimì, a parte tutto, grandissima artista, sì. Peccato, canzoni meravigliose, una voce fantastica. Un'altra domanda ancora per capire un attimo Pappa, diciamo l'artista Pappa, abbiamo parlato di come è nata la tua voglia di artistico, di musica, di chitarra, di piano e via dicendo, però tu hai anche suonato, se non sbaglio, con una band e poi sei diventato solista. Sì, allora, sì. Per quelli come noi che ti ascoltano e che vogliono capire, che differenza c'è suonare come solista o in una band? Allora, diciamo che quando poi ho iniziato a 16 anni, 15 anni a formare, no, un po', ho iniziato a suonare la chitarra innanzitutto, poi dopo un po' formi la prima band con gli amici del quartiere, no, e inizi a fare i primi live, solo che all'epoca non scrivevo, o almeno non scrivevo canzoni per intero, scrivevo cose che comunque poi non ho mai tirato fuori, e lì ero semplicemente chitarrista e corista insieme all'altro cantante della band, ci dividevamo le strofe, sembravamo un po' i cugini di campagna più che altro, però è stato divertente, quindi poi da lì ho detto ok, forse voglio iniziare a cantare le cose scritte da me, e quindi ho fatto un altro gruppo, un'altra band, e ovviamente quando sei in una band sai che c'hai il nome del gruppo, cerchi sempre sì di essere una sorta di leader per quanto riguarda i live, no? Il frontman, però poi si decide tutto insieme, tutti insieme, i brani, le cose, però ho sempre avuto un'attitudine più cantautoriale che da gruppo, quindi era un po' strano, e quindi ho detto ok, mi sa che dalla stagione prossima vorrei provare a portare proprio il mio nome sul palco. E così ho fatto. All'inizio era proprio Francesco Pappacena, poi mi dava troppo l'idea di cantautore anni 60, poi troppo lungo, e allora ho detto porto il nome con cui tutti mi conoscono,
ovvero pappa, e quindi dal 2017 ho iniziato, 2016 ho iniziato così. Questa, però non cambia tanto, perché alla fine ho sempre scritto i brani che cantavo, quindi non sono mai stato parte di una band in cui, a parte la prima, in cui tutti decidevano tutto, tutte teste che decidono, no, non mi è mai appartenuto questa cosa, ho sempre scritto cose e suonato. Ok, per cominciare a introdurre anche il tuo brano di lancio che sta andando in tutte le radio dappertutto, in streaming, in radio, ovunque, quindi si sta presentando bene come inizio di stagione. Sì. Che cos'è per te il Sottoscala? Perché c'è qualcosa che tu mi devi dire sul Sottoscala. Beh, il Sottoscala è stato il mio primo disco autoprodotto, proprio in totale indipendenza, e porta il nome di un locale dove ho fatto, diciamo, il mio primo concerto serio, che poi fu la presentazione del disco, ma dove anche ho iniziato ad aprire concerti ad altre persone, e ricordo quel periodo con grande affetto, quel locale con grande affetto, e quel disco lo ricordo con grande affetto, perché ha dato un po' il via a tutto quanto, no? A quello che poi è diventata, certo, una cosa sempre più seria, quindi lo ricordo con tanto affetto, e mi ha portato un po' a dove sono adesso. Sì, hai fatto anche festival, tu il Meeting del Mare, il Milano Music, sì, Week, no? Hai partecipato, hai lavorato con altri artisti sul palco, Canova, Carocci, chi c'era ancora? Con chi hai lavorato ancora? Con chi sei? Ce ne stanno tanti, cioè lavorato no, però magari ho aperto le serate, per esempio al Meeting del Mare c'era Fra Quintale, che io adoro, certo. Comunque ci siamo incrociati in vari festival con tanti altri artisti, e è sempre una grande emozione, no? Quando vedi poi quelli che ammiri che fanno veramente questo nella vita, e tu condividi più o meno gli stessi palchi, dici ok, sto facendo forse il percorso giusto, quindi certo, è tutto, certo, molto bello quando ti trovi in quelle situazioni. Allora, Francesco, posso parlarti come Francesco, no? Ti chiamo Francesco, ok? Invece io prima abbiamo introdotto il Sottoscala, che dà origine alle tue musiche, alle tue canzoni, a quanto. C'è un'altra parola chiave, secondo me, oltre al Sottoscala, che è quella poi di questi giorni, di quello che parlavamo prima del tuo disco. In sostanza, credo che la parola chiave sia la solitudine, dico bene? Dici giustissimo. E quindi cosa mi dici sulla solitudine? Quindi che è una bella compagna, ma è una di quelle compagne toste, cioè è una bella relazione, ma di quelle che ti fanno ricadritto, cioè per questo poi nella canzone trasformo la solitudine proprio in quasi in un amante che poi durante il giorno magari non c'è, ma la notte, quando ti chiudi la porta di casa alle spalle, dopo una giornata magari passata in mezzo a 1000 persone, lei si presenta, ti citofona, anzi neanche citofona, entra direttamente come se avesse le chiavi dell'appartamento, e lì o crolli o tieni botta e dici ok, sediamoci, parliamone. Che succede? Come stiamo? Cerchiamo di dosare un po' la nostra malinconia per vivere bene. È una relazione che va tenuta a bada, quindi come tutte le cose bisogna saper dosare per avere un equilibrio sano, mentale e fisico, perché poi sta tutto lì. E quindi ho imparato negli anni a conviverci, e con Cercarci di notte ho cercato un attimo di fare un resoconto e la rendo un amante da cui torno sempre, e riesco a conviverci, per quanto poi è una convivenza abbastanza tosta. Bella romantica come canzone da un certo punto di vista, anche tenuto conto che in effetti tu hai colto, come artista, giustamente, la sensibilità dell'artista, quello che tutti noi viviamo, perché con la solitudine abbiamo a che fare tutti, soprattutto di sera. Esattamente. Invece, per quanto riguarda la musica, tu che tipo di musica fai in genere? Qual è la tua... il tuo cliché musicale, chiamiamolo così. La mia comfort zone, diciamo. Sì, sì. Beh, ecco, diciamo che Cercarci di notte ha un po' quelle sonorità che io principalmente ascolto e ricerco, e quindi poi inconsciamente riproduco, cercando ovviamente di trasformarle in qualcosa di personale. E quindi ti dico che Cercarci di notte è quella che musicalmente, ora come ora, mi rispecchia di più. Se no, in realtà mi piace giocare, sperimentare,
Cioè, l'anno scorso è uscito, diciamo, il primo singolo con questo nuovo progetto che sto portando avanti con Isola degli Artisti. Il primo singolo fu una canzone che penso sia proprio botta secca, cioè di quelle che difficilmente rifai, che è più quasi, si avvicina quasi a uno stornello romano piuttosto che a una canzone indie pop come può essere, no, Cercarci di notte. Quindi mi diverte un po' mettermi Esatto, anche alla musica prova e indie spazio. pop, infatti, è vero, sì, è una roba di Sì, questo tipo, sì. poi alla fine è pop semplicemente, poi comunque si sono create mille sottocategorie, quindi cerco di essere leggermente più specifico, ma in realtà faccio musica popolare per Beh, la sì, gente. musica pop, musica Per... popolare, quella che ascoltiamo tutti di sicuro. Esatto, esattamente. E invece la copertina del tuo album, diciamo, che è molto interessante per una sorta di disegno, di cartone animato, di avatar, come si può dire, cioè ci sei tu, Sì, è ma proprio, no, è proprio letteralmente un disegno, perché ho deciso di affidare, diciamo, l'artwork di tutte le copertine che sono uscite fino adesso. Questa è la terza, perché è il terzo singolo, le ha disegnate e realizzate la stessa persona, ovvero che saluto e ringrazio, che si chiama Filippo Paris. E la cosa bella è che bravo. lui era un mio professore al liceo, io ho fatto liceo artistico. Però era uno di quei professori, sai, professori fighi, Sì, quelli che comunque erano già giovani all'epoca, bello, bello, bello. e quindi riescono a trasmettere una passione ai ragazzi. Io mi ricordo che alcune volte mi confrontavo anche con lui su delle canzoni, le prime canzoni che scrivevo, e mi dava consigli, insomma, sul fatto di non mollare e di continuare questa cosa che magari poteva portarmi a fare della mia vita veramente questo. E quindi la cosa bella è che siamo rimasti in contatto e ho fatto: Filippo, voglio che mi rappresenti le copertine perché ti lascio carta bianca, ti invio le canzoni, metti le cuffie, fai tu. E No? ci ha E in sentito. questa canzone abbiamo scoperto davvero una tua identità che corrisponde a molte identità come noi nella notte, con la nostra solitudine, bella, la copertina fa pandan, diciamo così, con la Sì. cosa, quindi direi che ha azzeccato. Io ti saluto, vorrei che tu facessi un saluto finale e facessi uno spot sul perché dobbiamo ascoltare Cercarci di notte. Allora ragazzi, intanto vi ringrazio e vi abbraccio tutti e andatevi ad ascoltare Cercarci di notte, semplicemente perché so che anche voi quando vi chiudete la porta alle spalle vi sale un po' la malinconia e se vi sentite malinconici e vi sentite leggermente soli, questa canzone vi fa sentire un po' in compagnia, non siete gli unici ad essere soli, ma non siete gli unici neanche a voler continuare a vivere bene, quindi ascoltate buona musica, ascoltate musica emergente e fate la cosa più bella del mondo.